Giovedì 20 agosto a Caronia, in provincia di Messina, è il teatro della tragedia di Gioele e Viviana. E con noi c'è ospite graditissimo e la ringraziamo per la gentilezza e la sua disponibilità mentre sta lavorando in diretta, Angelo Mangano, che è il corrispondente per la Sicilia dei TG Mediaset. Angelo, ad oggi quale punto possiamo fare su questo fatto di cronaca che sta polarizzando l'attenzione dell'estate? Allora, l'ultima notizia davvero è di mezz'ora fa, insomma, di qualche minuto fa, nella Boscaglia, insieme a quello che resta del corpicino di Gioele, insomma, questi resti ossei che il medico legale ieri diceva sono irriconoscibili. Appunto, cioè, hanno trovato un paio di scarpette blu, un paio di scarpette blu da bambino, scarpette che sono state fatte vedere oggi al padre. Lui ha confermato al magistrato che sono quelle che mamma Viviana aveva scelto appunto per Gioele. Quindi insomma diciamo che è arrivata la prima conferma indiretta che i resti sono quelli del bimbo, sono quelli di Gioele. È da qualche giorno che ti stai occupando ovviamente di questo caso. Le ricerche sono state fatte a poche centinaia di metri da qui, da questo posto, un'area di servizio dell'IP lungo la statale 113 che collega Palermo con Messina. Che cosa possiamo dire oggi riguardo alle ipotesi di ricostruzione di questa tragedia? Allora, intanto questo è il punto, lo dicevi tu, è il campo base, insomma le ricerche vengono ancora coordinate da qui perché fai conto che qui sulla collina stanno ancora cercando qualcosa, insomma ancora dei resti, insomma quello che rimane. Io seguo questa storia ormai da 16, oggi è il 17° giorno, insomma abbiamo pure perso un po' il conto. Sono partiti tutti. Come dire, 70 uomini esperti, cani molecolari, droni, i carabinieri dei cacciatori di Sicilia, che sono dei militari esperti nella caccia ai latitanti, soprattutto in montagna. Loro non sono riusciti a trovare nulla in 16 giorni, insomma, sino a ieri. Sono arrivati i volontari che hanno risposto all'appello del papà di Gioele e uno di questi volontari, un ex carabiniere, lo ha trovato in poche ore di lavoro, insomma, è andato a cercarlo dove nessuno l'aveva cercato. Cioè adesso ecco, su questa storia c'è tanta polemica, insomma. Il padre di Gioele in un post su Facebook ha scritto oggi appunto come mai, perché tanti uomini addestrati non sono riusciti a trovarlo. Non lo sappiamo, insomma, davvero non lo sappiamo. L'unica certezza che hanno gli investigatori e che abbiamo pure noi è che questo corpo è stato trascinato lì dagli animali, perché questa è una collina piena di maiali, piena Intendiamo il corpicino di il Gioele. corpicino di Gioele, perché la Sì. mamma è stata ritrovata lì sotto il traliccio appunto la settimana prima. Quindi il corpicino appunto è stato trascinato lì dagli animali selvatici.